Primo appuntamento con la liturgia della Settimana Santa, alle 10 di questa mattina in Duomo celebrata la messa crismale. Essa vuole significare l'unità della Chiesa locale raccolta intorno al proprio Vescovo. Sono invitati tutti i presbiteri della diocesi, i quali, dopo l'omelia del Vescovo, rinnovano le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione sacerdotale. La messa crismale mostra la bellezza e la grandezza del sacerdozio ministeriale, nato nel celacolo unitamente all'Eucaristia e posto al servizio di quella comunicazione essenziale eucaristica che è la Chiesa. Queste le parole del Vescovo Armando Trasarti nella messa crismale di questa mattina. Il Vescovo, assieme ai presbiteri della sua diocesi, manifesta a conclusione del cammino quaresimale il dono dell'unità nel rendere testimonianza alla carità che ci fa uno in Cristo, il quale ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati. Se volessimo trovare una prefigurazione della messa crismale, ha sottolineato il Vescovo, la si potrebbe individuare nel gesto compiuto da Maria di Betania, che prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò coi suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Il profumo è comunicazione, desiderio di relazione. È la logica del profumo d'amore, è espandersi nella totalità di coinvolgente e riconoscibile gratuità. Il profumo è l'amore che riempie la casa e si estende a tutti. Se il profumo è simbolo del Dio amore, di amore donato si può solo morire perché si ama fino a dare la vita.